Insieme a Marco abbiamo curato questo corso già da tantissimi anni. Perché? Perché questo esame ha, al di là della riforma di quest'anno, che sembra definitiva, però lo sapremo solo più avanti, non dimentichiamo che il 4 marzo poi ci saranno le elezioni politiche, ci sarà un nuovo Parlamento. E perché non è mai partita questa riforma? Perché c'è stato un fortissimo appoggio degli avvocati presenti in Parlamento, sollecitati da una larga scala, non diciamo da dove arrivava il sollecito, che hanno sempre fatto ritardare la riforma. Cambieranno i parlamentari, forse non sappiamo come, è probabile, come diceva Marco, che però le regole del gioco siano quelle che mi sono state fatte vedere. Cambiano in maniera decisiva, però dobbiamo pensare che cos'è l'esame d'avvocato. Sostanzialmente è quello che voi fate ogni giorno, vi viene dato un problema e lo dovete risolvere. È evidente che il problema che vi viene dato è un problema che va risolto in maniera da richiedere l'applicazione di un metodo, perché sennò vi perdete, e con le nozioni che arrivano da uno studio approfondito, non solo delle norme, ma anche delle decisioni precedenti e quindi dei principi giuridici. Cioè, più avete studiato, più avete la capacità di risolvere quel problema. Però è il vostro problema. Non è che dovete fare un commento a qualcosa, svolgere un tema, è un problema specifico, reale. I nomi sono i soliti, Pittissi, Tizio, Caio, Sempronio. Perché? Perché fra qualche anno quel Tizio, Caio, Sempronio avranno un nome e un cognome. Quindi ci sarà davanti a voi una persona che vi dice: sono nelle sue mani. E allora voi dite: vabbè, cambi professionista. No, viene da voi con un problema e deve uscire con un problema risolto, non deve uscire con un altro problema. Questo è quello che voi dovete fare all'esame. E questo metodo, a differenza di tanti altri metodi, non vi dà una chiave di lettura che vi consente di affrontare e di svolgere la soluzione in maniera tecnica. Poi possono esserci anche altri metodi, così come nella diciamo gestione di una partita di calcio non c'è solo un metodo per andare a far gol, ce n'è più di uno, però ce ne sono alcuni che sono più efficaci di altri a seconda anche delle capacità e della struttura dell'avversario. In questi anni abbiamo notato questo, che persone che magari avevano un'ottima preparazione poi tendevano a perdersi perché non coglievano il senso della soluzione pratica del problema. La commissione che vi correggerà innanzitutto potrà dedicare poco tempo al vostro lavorato, quindi non dovete perdervi, non dovete fare discorsi lunghi, dovete essere efficaci, dovete imparare anche a scrivere come farebbe un cronista, quindi mettere subito gli elementi importanti in modo che chi vi legge è diciamo preso dalla vostra lettura, altrimenti tende a così a scartarvi. E quindi nel momento in cui vi viene dato questo problema e nel momento in cui voi individuate la soluzione, dovete proprio evitare, grazie a questo metodo, magari un proliferare di informazioni. Dovete scartare quelle che, ancorché buone, però non servono a nulla, e tenere quelle valide, in modo da avere un elaborato efficace. Poi lo vedrete nel corso dei nostri incontri, la lunghezza deve essere quella giusta, poi a volte possono essere poche pagine, altre volte possono essere più pagine. E statisticamente, nelle tracce che sono state assegnate con la riforma che ci fu nell'89 dell'esame d'avvocato, nel diritto civile circa un terzo delle tracce non richiedevano diciamo l'uso dei codici commentati, cioè potevano essere risolte senza l'ausilio di un precedente giurisprudenziale pubblicato. Quindi questo cosa significa? Significa che in realtà il nuovo sistema è già stato applicato, quindi non dovete avere paura sotto questo aspetto. E poi gli ultimi due anni... Certo, ricordo qualche anno fa, per farvi un esempio pratico, c'erano due tracce di civile, una sull'anatocismo e una sul prelegato. Chiaramente tutti pensavano: ah, faccio l'anatocismo perché se n'era parlato tantissimo, però era passato da due riforme legislative, due sentenze della Corte Costituzionale, un intervento, Corte di Cassazione, era materia veramente complicata. Complesso. Esatto, il prelegato non aveva nessun precedente giurisprudenziale, era sufficiente prendere il codice, leggere tre articoli del codice civile, farsi uno schema e risolverlo. Ed era una soluzione assolutamente corretta.
bastava semplicemente ragionare. Quindi questo metodo vi dà questo stimolo, è tecnica. Poi l'altro aspetto che diceva prima Marco è quello ovviamente legato anche agli atti, perché essendo un esame pratico voi dovete essere in grado di comunicare con il giudice attraverso l'atto e svolgere compiutamente le proprie difese, le vostre difese. È evidente che chi ha fatto pratica tende ad avere una pratica molto settoriale. Noi cercheremo un po' di allargarvela questa pratica sia nelle materie sia nella redazione degli atti, indipendentemente dal fatto che lo strumento statisticamente diciamo più plausibile sono le comparse di risposta, perché lì potete svolgere compiutamente determinate difese e come atti introduttivi con citazione e ricorso andiamo a coprire il 95% degli atti che possono uscire, ma non è tanto l'atto in sé è semplicemente uno strumento, ciò che conta è il contenuto, il modo di comunicare la soluzione del caso che vi viene sottoposto. Quindi, ripeto, con la massima tranquillità, cercheremo proprio di capire come di fronte a un problema c'è un accadimento naturale, quindi qualcosa che si modifica nella realtà. Voi applicherete il vostro metodo con le vostre capacità che derivano dallo studio e dalla continua visione lettura delle sentenze, delle riviste eccetera, e trarrete delle conclusioni che poi saranno corrette in maniera tale che questo metodo, lo dico proprio per esperienza, perché spesso è evidente che avete un problema contingente che è dato dall'esame di dicembre, ma poi dopo dovrete farla la professione e vi assicuro che il difficile è dopo. Cioè diventare avvocato non è per niente difficile, è difficile farlo dopo. Al contrario del magistrato, è più difficile diventare magistrato, dopo è leggermente più facile perché il magistrato ha tutta una struttura dietro che lo obbliga sostanzialmente ad essere preparato e a seguire le questioni. L'avvocato dopo deve assolutamente fare da sé, quindi la professionalità si valuta anche in questo. Noi cercheremo di darvi le possibilità di ottenere questa patente, però dopo sarete voi che dovrete lavorare nel corso della vostra attività sempre di più, e questo metodo magari se lo affinate, lo portate, lo personalizzate, ben venga. Ognuno di voi ha già, io ritengo ovviamente perché siete persone formate, hanno fatto un percorso di studi già molto lungo e quindi non è che vogliamo imporvi qualcosa, probabilmente cerchiamo di trovare in voi delle qualità che vengono fuori, tutto qui, come fa un buon allenatore. Non stravolge la caratteristica del calciatore, cerca semplicemente di valorizzarla. Quindi in questi anni abbiamo semplicemente applicato questo, a maggior ragione credo che se la riforma rimane sia ancora più necessario contare sul proprio metodo, perché quando sarete là non avrete l'ausilio di quello che per tanti anni è stato il codice commentato, dove molti si sono salvati. Però al tempo stesso eviterete di commettere l'errore di trovare subito la soluzione, perché quando sarete là arriveranno i fenomeni di turno che vi diranno: ah, ecco la sentenza che ha risolto il caso. La sentenza ha risolto quel caso, ma il vostro caso lo dovete ancora risolvere voi. Quindi voi avrete davanti un foglio bianco, quello che vogliamo fare è togliervi l'ansia di quel foglio bianco. Comincerete a scrivere, andrete fino in fondo e darete una soluzione. Probabilmente sbagliata, però è una soluzione. Va bene, mi fermo.